Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Cosa sono i sentimenti? Potremmo dire che come una nave è spinta dai venti, così la nostra vita è agitata dall'energia che ci attraversa. E proprio come una nave, se conosciamo i venti che soffiano sulla nostra vela e se impariamo ad usarli, probabilmente riusciremo a portare la nave nel porto desiderato. Ma se al contrario fingiamo che i venti non ci siano, se li ignoriamo o se non sappiamo usarli, ci ritroveremo su spiagge che non abbiamo scelto e talvolta ci capiterà di trovarci alla deriva, magari sfracellandoci sugli scogli che non avevamo visto. Questa energia che ci attraversa ci permette quindi di andare avanti, cioè di vivere, di portare avanti il nostro viaggio. A volte si tratta di un'energia più superficiale, temporanea, si tratta delle reazioni del nostro corpo agli stimoli esterni. Queste reazioni immediate e automatiche le chiamiamo emozioni. Le emozioni hanno un carattere pubblico, nel senso che tutti possono vederle, o perché c'è una manifestazione somatica, o perché se facessimo una risonanza magnetica al cervello, vedremmo le aree attivate davanti a uno stimolo. Terminato lo stimolo, termina anche l'emozione. Ci accorgiamo invece che a volte proviamo qualcosa che va oltre la presenza di uno stimolo esterno. Si sviluppa in noi un pensiero, più o meno consapevole, un'interpretazione di una situazione, di una relazione, di un evento. E questo pensiero sulle cose si esprime mediante quello che chiamiamo invece sentimento. I sentimenti quindi sono sempre connessi con un pensiero. Non c'è l'uno senza l'altro. Attraverso i sentimenti possiamo allora andare a cercare i pensieri che stiamo sviluppando dentro di noi. In questo modo possiamo anche allontanare sentimenti spiacevoli, smettendo di nutrire quei pensieri che ci fanno stare male. I sentimenti segnano costantemente la nostra vita, possono avere tonalità più o meno forti, ma inevitabilmente siamo segnati da una connotazione sentimentale. Potremmo anzi dire che l'uomo è l'unico essere capace di provare sentimenti, cioè di interpretare e dare senso alla sua vita. Gli altri esseri viventi provano emozioni, reagiscono all'ambiente, ma non sviluppano sentimenti. Un sentimento nasce dalla connessione che operiamo tra gli elementi del mondo e dal senso che attribuiamo a questa nostra ricostruzione. Più una persona è profonda, più cerca un senso alle cose, più prova sentimenti, ma è altrettanto vero che soffrirà anche di più, come appunto dice il Coelet, qui auget scientiam, auget et dolorem, cioè dove c'è maggiore conoscenza c'è anche maggiore sofferenza. Per riconoscere i sentimenti che si muovono dentro di noi può essere utile riconoscere la direzione del movimento, verso dove ci spingono. Essendo energia, i sentimenti infatti ci spingono da qualche parte. Ci sono sentimenti che ci spingono verso qualcuno o verso qualcosa, sentimenti che ci spingono contro qualcuno o qualcosa, sentimenti che ci fanno sperimentare una mancanza e che quindi ci fanno percepire l'assenza di qualunque spinta, ci fanno sentire fermi. Ed infine ci sono i sentimenti che ci spingono ad andare con qualcuno o verso qualcuno o qualcosa. I sentimenti non sono dunque l'antitesi della ragione, anzi sono rivelatori dei pensieri. Riconoscere i nostri sentimenti ci aiuta a conoscerci meglio e ad avere una consapevolezza reale di noi. Riconoscere i nostri sentimenti ci aiuta a capire dove stiamo andando, in modo che possiamo scegliere liberamente la direzione del nostro viaggio. Possiamo infatti sempre scendere dal treno o cambiare direzione. Per continuare a riflettere su questo tema, una proposta può essere quella di rileggere la nostra giornata e provare a riconoscere i sentimenti che ci hanno accompagnato. Quali pensieri si celavano dietro quei sentimenti? E una volta che abbiamo riconosciuto quali pensieri erano nascosti dietro i nostri sentimenti, possiamo decidere cosa farne.